Io voglio fare una sorta di interrogazione. Che sì. Cos'è il mangostano? Ma che lo dice a me? Ma guarda che quindi si dicesi mangostano. Dicesi mangostano. Io sono mangostano a casa che... O la carambola. No. Bella. No. Parliamo di mangostano, carambola e lici con Luca Sardella. Vi trovo impreparati. Vi trovo impreparati. Ti raggiungo. Ciao, come stai? Bentornato. Grazie. Ci stiamo avvicinando a Natale. Ma certo, ci avviciniamo a Natale, anche perché ormai mancano pochi giorni. Nove giorni. Insomma, se volete stupire i vostri amici parenti e le persone, insomma, i vostri ospiti, create un piccolo angolo esotico come abbiamo fatto noi oggi. Beh, ce ne stanno tanti di questi frutti esotici e veramente Natale è il periodo più bello per giocare, divertirsi, scoprire e imparare, perché i nostri telespettatori ormai non vogliono più sapere quanta acqua serve, se serve il sole, ormai vogliono conoscere cose nuove e noi siamo pronti qui per parlare di frutta esotica un po' particolare. Allora, vedo che hai portato il mangostano. Allora, parlaci un po' di questo frutto, perché insomma per molti qui è da dire qual è il mangostano. Qual è il mangostano? Ecco, non qua. Tutti lo conoscono. No, a me è simpatico, guarda, perché qua. Guarda, perché è come una specie di cestino, un lampioncino, è particolare. Attenzione, questo si trova su tutti i mercati, comperatelo. Non prendetelo molto duro, senti quanto è duro questo, puoi sentire anche tu, è durissimo, sì, molto secco, che diventa non commestibile. Prendetelo un po' più morbido, senti questo è morbido, vedi? Sì, ok. E si sente, si vede. Rimane anche l'impronta. L'impronta, quindi prendete quando già potete pressare e lasciare l'impronta. Poi fate questo gioco qui, guardate che è bello vedere cosa succede quando si taglia, perché d'altronde dobbiamo scoprire cosa c'è dentro il mangostano, che la buccia non si mangia, attenzione. Adesso noi facciamo il giro, il taglio, eccolo qua, guarda che meraviglia. Si apre e guarda cosa viene fuori. E questo è il frutto che mangiamo, che meraviglia. Io farei un applauso alla natura, questa natura ci regala. Allora, Adriana, posso assaggiarla? Perché non ho mai assaggiato il mangostano. Vanno sempre da 4 a 8 spicchi, in questo caso ce ne sono 6. Posso? Grossi. Vai, vai. Ne prendo un pezzetto. Deve essere croccante. Si fa così? Sì. Vai. Voilà. Oh, se c'è il seme, vai, mangia. Vado, se assaggio, c'è il seme significa che è stato fecondato. Se non c'è il seme, niente paura, significa che ci ha pensato la natura. Attenta al seme. Sa di pesca? Un po' di pesca? Sa di pesca, di fragole. Di fragole, un po' di lici, un po' croccante, succoso, vedi il succo dentro. Guardate l'interno. Dentro, ho trovato il seme. Il seme, dove c'è il seme c'è la fecondazione. Dentro questa parte rossa che vedete, pensate alla natura è benevola, è veramente incredibile. Questa parte tiene lontano tutti i microbi, virus, batteri, insetti dalla pianta. Quindi è una pianta che si difende da sola grazie a questa pellicola che sta all'interno, che protegge anche questa polpa che si chiama arillo. Sai perché si chiama arillo? Perché vedi, è staccata dalla buccia. Quindi tu puoi tagliare tutto quello che vogliamo. Guarda, abbiamo altri piccolini qua, guarda. Ma è buonissimo, è buonissimo, dolcissimo, eccezionale. Tra l'altro poi è facile da tirare fuori, quindi è veramente così straordinario. Oh, ricordiamo che il mangostano, sai che tolto dal guscio sembra quasi aglio a vederlo, cioè colpo d'occhio. Sì, sono spicchi, bravo, sono morbidini. Della... Ma soprattutto sono ricchissimi di antiossidanti. Sono meravigliosi. Color latteo, che bello. Pensate a tutte queste piante esotiche. Adesso questo si può coltivare anche da noi in Sicilia, in Sardegna, in zone più calde vicino al mare, e già stanno coltivando questo mangostano e altri frutti esotici. Dicevo, la cosa bella è che se uno riesce a mettere un albero vicino al mare di questi della frutta esotica, arrivano da 7 metri fino a 25 metri di altezza, con tanti fiori e tanta frutta. Quindi anche l'impatto visivo, è bellissimo. Adesso poi abbiamo portato, ho visto anche i lici.